Io leggo sempre la guida del Gambero Rosso perché mi piace confrontarmi con i giudizi, perché ha una storicità, cioè ogni anno, leggendola anno per anno, vedi così i passi. È una guida abbastanza giornalistica, raccontata. Non sono d'accordo col 50% dei giudizi, ma a me piace il confronto, piace confrontarmi anche su vini con cui non sono d'accordo. Le altre guide, sai che l'Espresso dice di sé che è in grande ascesa? La considero una guida inutile, la guida dell'Espresso. Perché? Ma perché dà dei punteggi minuziosi, addirittura la prima edizione fu fatta da una sola persona che aveva assaggiato 10.000 vini. Come si fa a giudicare con lo 0,5 10.000 vini? Non è credibile. Io non credo in questa fobia del voto al centesimo dei vini, perché è una precisione impossibile.